Beh, di te, innanzitutto te. Sì, ma lascia stare quindi, me. Quindi il primo angelo sei tu. Io non ho importanza, diciamo, voglio sapere della tua vita. E lei, è Sara? Ciao! Guarda, Sara è l'angelo che mi sta vicino da un anno, ecco. Però è una cosa abbastanza quasi new age il nostro rapporto, perché ci siamo conosciuti in un momento di mia grande depressione anche di lavoro e è stata come un'affinità spirituale che ci ha unito. Quindi il nostro rapporto è proprio due anime gemelle spirituali che fanno un cammino assieme. Questo è. Sara conferma. Sara, rimaniamo abbastanza basiti di viaggio da questa. No, intanto guarda, sono contenta perché? Che Maurizio abbia una persona vicina. Adesso ci racconterete che rapporto c'è, perché ne abbiamo capito bene. Però però sono contenta davvero che Maurizio abbia una persona vicino a lui, davvero. Lo dico con no, il cuore, l'amore, l'affetto, guarda, che trovo materialismo imperante che io ho conosciuto a settembre, sì, dell'anno scorso al Sabato Italiano. Sara, a te. Certo. Sì. Allora, in questo momento noi siamo compagni di viaggio, ci siamo incontrati in un periodo dove avevamo bisogno l'uno dell'altra e in realtà ci prendiamo cura l'uno dell'altra, quindi quando una persona si prende cura di un'altra, alla fine lo fa con amore, con dedizione, con affetto, c'è un grande rispetto tra di noi, però alla domanda se siete una coppia come quelle che si può immaginare, noi non siamo una coppia effettivamente, ma ci vogliamo molto bene. Vabbè, comunque questo insomma è bello lo stesso, no? Sì. Roberto, Alessi. Io non mi fido di Sara, mi sembra troppo bella per pensare che sia solo un'amica. In ogni caso è bella fuori e anche dentro, il che mi fa molto piacere che una persona che è solo bella dentro, come Maurizio Ferrini, abbia incontrato una persona del genere. E sottolineo, al di là che poi sia un fatto fisico o meno, che non mi interessa, l'amore è sempre la miglior medicina per qualsiasi malattia, anche per certe depressioni. Allora, Giovanni, ti vedo abbastanza titubante. Mi mettete una tendina per cortesia, così vedo anche la reazione di Sara e Maurizio, che li vedo lì un po'. Io li vedo dallo studio, volevo mostrarli anche ai nostri telespettatori a casa. Giovanni. Ma insomma, quando due persone si prendono uno a cura dell'altro, quantomeno c'è una grandissima amicizia e c'è un sodalizio. Io che ho varcato i 50 anni, ormai credo poco nell'amore e molto nei sodalizi, cioè in quelle situazioni dove una persona diventa per un certo periodo un tuo compagno di viaggio, quindi è già moltissimo questo, anzi paradossalmente credo in più nell'amore che nasce dall'amicizia che non nella passione che poi dopo ha una vita molto breve, quindi sono molto felice, non lo conosco, Maurizio Ferrini lo conosco artisticamente ed è un grande artista, sono molto contento di questo suo percorso insieme a Sara. Comunque, Maurizio, grazie. Maurizio, ciao. Siccome hai dichiarato, hai detto delle cose forti, su di più hai detto che hai rischiato di chiedere l'elemosina, hai rischiato davvero, no, di finire, diciamo, un momento anche della tua vita dove sono venuti mille pensieri, mille brutti pensieri. Sei uscito da questo tunnel, sei uscito dal buio. Se è grazie a Sara, noi ne siamo strafelici, però anche grazie a te, alla tua forza di reagire, ed è un grande messaggio che noi oggi vogliamo dare ai nostri amici a casa, ai nostri telespettatori. Bisogna rialzarci e rimettersi in gioco. Guarda, nonostante io ti dico tutto. Questo. Sì. Guarda. In questo momento di grande materialismo dove la gente, avete parlato di temi tremendi come la prostituzione, lo sfruttamento, eccetera, devi basarti su qualcosa di solido per costruire. Per costruire ci vuole l'amore. Io mi sono chiesto che cosa è meglio per lei e lei si chiede cosa è meglio per me. Al limite che troviamo un compagno diverso, cioè che la sua vita finirà con un compagno e la mia vita con una compagna, se quello è il bene dell'altro. Uno se lo deve chiedere anche nelle coppie, questa cosa qua. Cioè il bene assoluto dell'altro è il vero amore. Poi se l'altro si innamora di un altro,
e io mi innamoro di un'altra. Grazie. Di stile. Allora portamela al Sabato Italiano questo sabato alle 16.40 su Rai 1. Grazie, ciao Sara, ciao Maurizio, grazie a tutti i nostri amici, i nostri ospiti. Volevamo concludere con un messaggio di bellezza, di amore, perché è questo l'amore, è questo l'amore.